Si è sciolto il bicchiere, che forma strana. Mai mettere l'acqua calda dentro questo tipo di bicchiere di plastica. Invece il test lo faremo adesso. Solo per fare delle composizioni artistiche. Lo faremo sui bicchieri della Qui Bio, che sono in... Che sono in materiale biodegradabile. Ma resisteranno all'acqua calda. Forse. Sicuramente. Tutti dovrebbero utilizzare bicchieri, piatti e posate biodegradabili. Resiste? Per adesso resiste. Intanto abbiamo tre nodi e mezzo di vento e navighiamo, aumentiamo la luce verso Ventotene, anzi Lipari, a 4 nodi e 6, grazie a Richard. Approfittiamo di questa bonaccia in cui abbiamo dovuto chiudere le vele per mangiare un piatto di pasta al pesto e tonno, cioè alla carlofortina. Pasta precotta è buonissima, con un tocco di peperoncino gentilmente concesso da Paolino. Buona? Ottima. Siamo qui nella piatta più totale in attesa dell'arrivo del maestrale. Già. Che punto siamo, Andrea? Siamo metà strada oltre tra Ventotene e Lipari. E il maestrale è entrato da poco, abbiamo un buon vantaggio, circa 6 ore e mezza sul secondo. Procediamo quasi in toppa con 16 nodi di vento a 9 nodi. Bene. Cosa si prevede di qui alle Oglie? Si prevede un salto di vento con rinforzo all'Ibecio che potrebbe aiutarci a rientrare in rotta, perché per adesso puntiamo più all'isola di Ustica che all'isola di Lipari e speriamo arrivi per tempo, con bacio dei tempi. Molto bene, a dopo. Quasi 30 nodi di vento in poppa, ci accingiamo a cambiare vela, continueremo a scendere così aspettando una rotazione di vento che ci consenta di mettere la prua sull'isola. Andrea al timone, impegnato a stare più poggiato possibile e tenere la barca in assetto. Abbiamo tutta Randa, tutto Jennaker. Quale Jennaker? Jennaker di testa, siamo al massimo della velatura, abbiamo su 230 più 140 metri quadri. Ecco la scia che dà un'idea della velocità, con velocità di punta sopra i 15 nodi. Consola. 37 nodi, un mare della Madonna, una sola rada tra le mani, punta di 18 nodi.